mitragliatrici, cannoni a lunga gittata e poi sommergibili, carri armati, aerei, insomma la prima grande guerra, sì. Qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, messicani o italiani, qui vige l'eguaglianza, non conta niente nessuno! Sono un trincea. Sono Mario Spallino, ho cominciato a lavorare in teatro come professionista nel 1984. Ho avuto la fortuna di cominciare a lavorare con Vittorio Gassman, poi ho continuato con Giorgio Gaber, poi mi sono trovato qua a fare da solo questo lavoro per Emergency. Ho fatto anche un po' di cinema con i fratelli italiani, penso che sia sufficiente come cosa. Com'è nata la collaborazione per Emergency? È nata in un momento particolare perché c'era... C'era Marco Paolini che stava facendo un laboratorio, io stavo lavorando con lui, lui stava facendo un laboratorio sul Porto Marghera e io stavo facendo un laboratorio invece sulla guerra. Tenete conto che era il periodo in cui stava scoppiando la crisi jugoslava e da lì noi per capire un po' di cose abbiamo invitato varie associazioni, c'era Amnesty International, poi c'era Medici Senza Frontiere, c'era Emergency, Bomboniani, e con Emergency è scattato l'idea di usare il teatro, che è una delle formule più antiche, per raccontare quello che non si faceva. E allora abbiamo cercato di fare quella che è a tuttora in Italia l'unico esempio di comunicazione teatrale che fa un'associazione producendo direttamente. E tuttora siamo gli unici che usano il teatro per raccontare i temi che ci interessano di più. E l'idea del risico come entra nello spettacolo? Cioè... L'idea del risico entra perché spesso noi sentiamo parlare di questi generali, di questi politici, di questi strateghi come se fossero dei grandi geni. In realtà spesso per le cose che fanno, infatti il risico è preceduto dalla parola stupido, ci sono a volte delle assurdità. Tenendo da parte quella che secondo noi è l'assurdità più grave, che è quella che a tutt'oggi siamo a fare la guerra, ma anche dentro la guerra ci sono delle assurdità nell'assurdità. E quindi ci è sembrato che il concetto di gioco innocuo, come invece il risico, il gioco che viene fatto col sangue, che è quello che cerchiamo di illustrare, perché lo spettacolo narra di 100 anni di guerra, parte dalla prima guerra mondiale fino ai giorni nostri, e invece questo modo qui ci è sembrato quello più semplice, più accattivante, anche per arrivare, perché stasera lo facciamo per gli adulti, ma c'è anche una versione per le scuole, lo spettacolo, e ci è sembrato che il risico accomunasse adulti e ragazzi nell'idea della guerra, insomma, vista come a volte ce la fanno vedere in televisione, cioè come se fosse una specie di giochino più o meno raffinato. Il filo dello spettacolo è tenuto da questo Marin Toscano perché una caratteristica di questo spettacolo è che, ahimè, tutte le cose che racconto sono vere, non c'è niente di inventato. Marin, che ha scritto un blog, si chiamava Ammazzare il tempo in Iraq, e però ha scritto questo blog usando il dialetto, non mi ricordo di quale stato americano, e allora io invece ho usato il toscano, il dialetto mio, perché tra l'altro io ero andato, a Okinawa, dove c'è stata la più sanguinosa battaglia della seconda guerra mondiale nel fronte del Pacifico, e c'è un muro dove ci sono tutte le vittime di questa battaglia, c'è un sacco di italiani, perché a quei tempi se tu facevi il Marine e combattevi per gli Stati Uniti ti veniva dato il diritto di cittadinanza, quindi tanti italiani si arruolarono e andarono a morire sulle spiagge qua giù. E allora a quel punto lì niente, abbiamo tenuto, anche perché io ho il dialetto, lo slang di questo soldato americano non l'avrei saputo fare, e soprattutto il pubblico giustamente non avrebbe capito niente, allora ho usato il toscano e lui, diciamo, è quello che ci porta un po' a giro in alcuni teatri, quelli contemporanei di questa realtà che ci andiamo a incontrare. Lo spettacolo, appunto, ti dicevo, è scritto da una donna e che è una bella particolarità, e di questo spettacolo è uscito un libro che è stato finanziato dal Museo della Guerra, dal Museo della Guerra di Benevento, che è il più importante museo che c'è in Italia che tratta il tema guerra. E
che usa, e sta usando questo libro, come del resto lo sta usando anche Emergency, per fare un discorso sulla cultura di pace, perché in realtà lo scopo di questo spettacolo è diffondere una cultura di pace mostrando quanto è stupida la guerra. Dal nemico.